Ciao a tutti! Questa sera prepareremo la minestra esotica. Andiamo con gli ingredienti. Comunque li troverete tutti nella descrizione qui sotto. Gli ingredienti vi do tutto per una persona. E sono 40 grammi di filini, un pezzettino di sedano, mezza carota, l'ingrediente segreto, peperoncino se vi piace, un pomodoro, 4 funghetti. Poi ci sarà un cucchiaio di aceto, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, dell'aglio, della maizena. Come spezie avremo brodo granulare di verdura, paprika, aglio in polvere e curcuma, un cucchiaino di tutto. E poi io uso del coriandolo tritato, ma potete usare tranquillamente del prezzemolo. Andiamo a tagliare le nostre verdurine. Al lavoro! Detto fatto, ecco tagliate le verdurine. I pomodori e il sedano andranno a pezzettini piccoli piccoli, i funghi a fettine e le carote a bastoncino. A questo punto aggiungiamo il nostro cucchiaio di aceto, la nostra salsa di soia, tutte le nostre spezie e dell'acqua. Deve essere fredda. Aggiungiamo anche il cucchiaio di concentrato di pomodoro e a questo punto fuoco alle polveri. Aggiungiamo anche l'ingrediente segreto che però andrà frullato con un pochino d'acqua. Lo portiamo a ebollizione e lo faremo cuocere da quando bolle una ventina di minuti, mescolandolo ogni tanto. Nel frattempo, in un pochino d'acqua, scioglieremo il nostro coriandolo, il prezzemolo e la nostra maizena. E lo terremo da parte insieme alla pastina. Ora che è cotta una mezz'oretta, aggiungeremo la nostra maizena con il coriandolo, il prezzemolo. E mescoliamo subito, mi raccomando. E a questo punto lasceremo cuocere ancora un pochino perché si deve raddensare. Ora che si è un po' raddensata, butteremo la nostra minestra. Prima di buttare la pasta, però, io tolgo sempre un po' di brodo da mettere nei piatti, così scotta meno. Prima di buttare la pasta, però, ricordatevi una cosa, assaggiatela. Così la regolate, se volete che sia un po' più acida, mettete un pochino più di aceto. Cuociamo per il tempo indicato sulla confezione della pasta e poi impiattiamo. Ed ecco impiattata la nostra minestra. Io a questo punto aggiungo della cipolla secca, qualche goccia di olio di sesamo, più che qualche goccia. E dei semi di nigella, però tutte queste cose sono facoltative. La cipolla ve la consiglio, e se non avete l'olio di sesamo, andrà benissimo dell'olio extravergine di oliva. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividetela. Ciao, alla prossima ricetta!